Si chiama Home Care Premium ed ha permesso l'assistenza di 183 persone non autosufficienti nello scorso anno. Il progetto è rivolto ad anziani e disabili in stato di fragilità, già in carico nei servizi sociosanitari, e prevede il coinvolgimento e la collaborazione della famiglia, degli enti pubblici, del terzo settore e delle parti sociali. Se ne è parlato in un incontro ospitato dalla provincia di Arezzo che ha aderito attraverso Arzillamente. Arezzo, a livello nazionale, è risultata la provincia al 12° posto per numero di beneficiari presi in carico tra i 180 ambiti convenzionati e prima in Toscana. Abbiamo fatto una sintesi, quante persone sono entrate nel progetto, fin dall'inizio 516, attualmente sono seguiti 186 persone e sono in lista d'attesa 155 persone che ricevono prestazioni a domicilio, chiaramente con tutte le prestazioni integrative, cui diamo le risorse comuni e che nel piano individualizzato vanno davvero a formare una piattaforma seria che serve a mantenere a domicilio le persone con disabilità oppure anziani. Questo è un progetto che appunto nasce 4 anni fa. E in via sperimentale, possiamo dire quest'anno di essere arrivati un po' a quello che è l'obiettivo che ci siamo prefissati. Sono quasi 20.000 a livello nazionale gli assistiti, sono stati spesi 70 milioni di euro quest'anno, contiamo nel 2014 di spenderne 100. Anche 110 milioni di euro, e quindi chiaramente aumentando la platea, e lì le persone coinvolte, come ho detto, riguardano praticamente 400 ambiti territoriali, che sono una grandissima fetta di tutto il territorio nazionale. Riteniamo che questo sia un modello da esportare e da utilizzare, un modello che mettiamo a disposizione ovviamente di tutti coloro che operano nell'ambito del welfare. Quando dico di tutti, sia chiaramente da operatori pubblici, ma anche da aziende private.